Esistono molti modi di raccontare una storia, ma questa è di sicuro una storia fatta di immagini. Ugo Borsatti ha iniziato la sua vita, diciamo la sua vita lavorativa, assolutamente non con l'intenzione di fare il fotografo. Io ho studiato all'Istituto da Vinci, ho fatto il geometra e anche allora c'erano precari, c'era una situazione forse ancora più brutta di oggi. Quindi ho fatto un po' di tutto, ero aiuto pesatore al mercato ortofrutticolo, ad esempio, commesso pesatore, ho fatto un po' di tutto. Siccome la fotografia mi piaceva già da ragazzino, in quanto probabilmente c'era un po' nel DNA di mio padre, che era un bravo fotoamatore, ancora con le macchine a lastre, cavalletti, eccetera, e quindi ho detto proviamo questa avventura e ho fatto la richiesta per la licenza. Nel 52, esattamente il primo settembre, io ho iniziato la mia attività professionale cacciando, lo dico scherzando ovviamente, mia madre dalla sua stanza, mia madre e mio padre, e facendo la prima camera oscura con un piccolo studiolo accanto. Praticamente nel 53 ho conosciuto la rotofoto per l'agenzia di Fedele Toscani, il papà di Oliviero, che era un grande fotografo, uno dei grandi fotografi della guerra e del dopoguerra, e quindi ho cominciato a collaborare con lui, con l'agenzia Rotofoto e con altre agenzie e altri giornali. È quasi l'alba del 4 agosto 1972. La città è risvegliata da un rumore fragoroso. Si tratta di un'esplosione, capace di scaraventare per aria lastre di vetro e detriti. Alla prima esplosione ne seguiranno altre tre. Si tratta delle cisterne dell'oleodotto che trasportano il greggio fino in Germania. È un attentato. Quando Ugo Borsatti arriva su queste alture, lo spettacolo che gli si presenta davanti è apocalittico. Le fiamme divampano altissime e una colonna di fumo si erge dritta fino al cielo, tanto da essere visibile fino a Venezia. Anche bene, perché hanno preso solo un contenitore dell'oleodotto, però è durato più di 2 giorni, direi. Queste fiamme enormi, poi scaldava i colli di vicino, era una roba impossibile resistere. Questi vigili del fuoco, che l'unica cosa che potevano fare era raffreddare un po' le lamiere perché non esplodesse. Hanno dovuto lasciare che si consumasse. L'unico vantaggio che c'era, appunto, lavorando, come dicevo prima, con i giornali locali che pagavano quasi niente, che quando c'era qualche avvenimento si era sul posto. Poco dopo partono le indagini e si scopre che alla base di questo attentato c'è il nucleo terroristico palestinese, noto come Settembre Nero. Lo stesso gruppo di terroristi che neanche un mese più tardi si renderà tristemente noto per la strage di Monaco. È stato comunque proprio rientrare in un'atmosfera piuttosto pesante, perché poi si sono ripetuti atti di terrorismo, quelli là sono dilagati, sono
continuo a dire. Per entrare nella storia di Trieste non occorre essere grandi eroi, a volte basta essere piccoli pennuti. È una cosa simpatica, diciamo, della mia carriera, ce ne sono anche più di una, ma sembrerebbe quasi che io andassi soltanto a cercare guai. E, per esempio, la storia di il pinguino Marco, che molti ricordano, anche non persone anziane, perché ha vissuto tanti anni, vissuto, se non sbaglio, 36 o 34 anni. E era arrivato a Trieste con una nave che veniva dal Sudafrica, e i marinai l'avevano trovato sperduto, mi pare nel Mar Rosso, e ammalato, gracile. E hanno preso questo pinguino piccolino, di stazza, diciamo, che è una razza particolare, molto piccola, e l'hanno portato qui e l'hanno donato all'acquario. È diventato la mascotte di tutti i bambini, di adulti, perché erano di una simpatia esclusiva. Gli hanno voluto regalare dei compagni o delle compagne, hanno mandato due pinguini che sembrava fossero femmine, poi non era certo. Ho fatto delle belle foto comunque, che arriva, lui li guida, questi due nuovi arrivati verso l'acquario. E la cosa interessante poi è che quando è morto gli hanno fatto l'autopsia e si erano accorti che non era un Marco ma una Marca, era una femmina. È una cosa che riesce difficile anche agli studiosi conoscere prima. Attualmente io continuo a lavorare, faccio non tanti lavori esterni, faccio qualche matrimonio che adesso anche mi diverte, e sono avvicinato ovviamente al digitale. L'impressione è che è una cosa bellissima, una tecnologia mostruosa, e si ottengono ormai risultati insperati, però quello che veramente non mi piace del digitale è il fatto della durata dei supporti magnetici, dei supporti, perché io i miei negativi di 60-80 anni fa, o un nastro di mio padre di oltre 100 anni fa, che sono perfetti, per cui fossero stati lavati bene, sono perfetti. E un'altra cosa che non mi piace sono i signori pixel, perché io sono sempre stato un amante della grana, cioè mi piace molto la grana, le foto anche forzate, ingrandite tantissimo, per me rimangono sempre belle. Queste sono le due cose che non mi piacciono, per cui bisogna avere molta prudenza, stare molto attenti, però i risultati innegabili che sono meravigliosi. Adesso, parlando di libri, sto facendo un libro sui 60 anni della mia attività professionale, con un ricordo che non sarà nemmeno completo, perché in un libro normale non ci stava, ma ne faremo probabilmente un secondo, e con testimonianze sia fotografiche che di testi in cui racconto le mie esperienze. Ci saranno degli inediti anche, qualche foto inedita? E qualcosa sì, senz'altro. Che fine? Esatto. La fine del video, no? No, alla fine della mia attività. Ma che? No, la fine del video.